testa calda, per gli amanti dei mezzi agricoli questo è veramente un pezzo unico e naturalmente, come sempre avviene a Fanogeo, questi sono i pezzi più guardati, più ammirati, ma a questa edizione di Fanogeo sono tanti i pezzi su questa tipologia che hanno attirato e che attireranno anche per questa domenica l'attenzione dei visitatori. Fanogeo, la festa del mondo agricolo, una settimana anche con la fiera della mietitura di Falcineto, in cui si parlerà e si concentrerà l'attenzione dei fanesi e di tutti quelli che verranno qui sul mondo dell'agricoltura, sul mondo agricolo, anima, una delle anime portanti di Fano, perché come sappiamo Fano ha due anime, un'anima marinara e un'anima naturalmente rupestre, un'anima contadina. Codma, come sempre, lo scenario prediletto per questa manifestazione, va in scena Fanogeo con tutto il mondo dell'agricoltura, di prodotti, di mezzi agricoli, esposizione di animali, didattica per i bambini, cani, cavalli, insomma veramente due giorni in un tripudio di attività e di punti di interesse. Fanogeo 2018. Allora, siamo in un campo dove i cani sono stati protagonisti fino a poco tempo fa. Che cosa avete messo a disposizione sotto gli occhi di tutti? Abbiamo già cercato di far capire l'importanza di educare un cane, cioè la possibilità che il cane, con dei metodi oramai molto molto tranquilli, nel senso molto felici per il cane di adottare, tipo il premio, tipo il gioco, con questi metodi di ottenere l'educazione e l'attenzione del cane. Educazione intendiamo sapere andare al guinzaglio, le posizioni basiche possono essere un seduto in terra, dopodiché abbiamo dimostrato che con gli stessi metodi si può arrivare ad un cane sportivo, che possa essere la disciplina, l'obedience, che possa essere l'agility, con il gioco si può ottenere la possibilità di gareggiare, di preparare un cane a livello sportivo. Ecco, molti pensano che magari per far fare certe operazioni al cane si usino dei metodi un po' così forzosi, in realtà il cane vede tutto come un gioco, per lui è tutto un gioco, si diverte, diciamo. Esatto, quello che abbiamo voluto portare oggi è un po' proprio questa comunicazione, il fatto che non abbiamo nascosto i premi ma li abbiamo evidenziati. È normale che io in gara non girerò mai con un premio nelle mani, altrimenti mi squalificano, ma oggi ho voluto proprio enfatizzare questa cosa, perché noi in addestramento usiamo questo, usiamo dei premi, usiamo la possibilità del cane che se lo fa veloce riceverà un premio, o chi piace il premio a livello di mangiare, e chi vuole invece un gioco che viene sparato in avanti in modo che il cane corra ancora di più. Però ecco, oggi l'abbiamo voluto fare estremizzare proprio perché vogliamo far capire alla gente che i metodi coercitivi, perlomeno da noi, il messaggio che vogliamo passare, non esistono più, proprio perché il cane ha dimostrato che con dei metodi così facili, tra virgolette, come un premio o una pallina, possiamo ottenere veramente tanto. Tutti quanti possono fare questa cosa, cioè tutti i cani hanno nel loro DNA questa tipologia di gioco. Sì, diciamo che qui molti si nascondono, non è più un problema del cane. Abbiamo dimostrato che tutte le razze e anche cani meticci possono fare tutti questo tipo di pratiche sportive. Molti proprietari si nascondono dietro queste scuse, no, ma perché il mio cane, e invece non è vero, perché come abbiamo fatto vedere, a volte basta lo spazio di una stanza per fare dei semplici giochi con il proprio cane. Però i cani hanno dato dimostrazione anche di fare una cosa altrettanto divertente. Qui adesso l'avete fatta con delle oche, sì. In realtà dove si fa veramente questa cosa si fanno con le pecore. Sì, certo, questi cani sono nati, selezionati dall'uomo da tempo ormai immemorabile, proprio come cani da conduzione di gregge. Considerate che due cani possono tranquillamente tenere a bada 1500-2000 pecore, quindi nascono per questo. Poi i tempi moderni ci hanno portato a divertirci con questi cani e fare cose più divertenti, più
è più alla portata di tutti, perché non tutti possono avere a disposizione branchi di pecore per fare questo gioco. In questa tipologia di lavoro che il cane svolge è ancora più importante il binomio, l'unione col padrone, con il pastore in quel caso? È indispensabile, fondamentale. Il pastore affida tutto il suo capitale al cane e il cane sa benissimo che in quel momento lui è il proprietario del gregge e quindi lui non si farà intimorire da niente da nessuno pur di portare a termine il suo lavoro, tant'è vero che nei paesi nordici il pastore cosiddetto, fra virgolette, da loro apre l'ovile al mattino, affida le pecore al cane, lui se le porta al pascolo e a fischio, perché là utilizzano dei fischi particolari. Al fischio il cane sposta le pecore magari a pascolare da un'altra parte oppure le riporta in ovile, le riporta. Io ci tenevo, colgo l'occasione della vostra intervista per ricordare a tutta la città di Fano che il 25 e il 26 d'agosto abbiamo la seconda edizione dell'esposizione Cinofila Canina Città di Fano e abbiamo già fatto l'anno scorso, quest'anno contiamo di avere un maggior numero di iscritti, sempre in due giorni. Faremo il sabato pomeriggio una prova di non è proprio un obedience, è una prova dove il cane dà dimostrazione di poter vivere in mezzo alla comunità. C'è anche l'ombra di qua. Ogni anno questo è un appuntamento fisso, ma soprattutto ci mostra ogni volta un rapace diverso. L'altra volta era un po' più grande, questo ha un manto bellissimo. Che cos'è? Allora, come si chiama? Perché lui si chiama Gandalf ed è una civetta delle nevi, ha solo 8 mesi, quindi ancora giovane. Essendo un maschio, poi al terzo anno di vita diventerà tutto bianco, quindi farà ancora molta più scena. Gandalf, già il nome tradisce, che specie è? Insomma. Lui è una civetta delle nevi, e è diventata famosa per un famoso film del maghetto, no? Quindi ecco, lui è molto tranquillo, molto bravo, adesso inizia a fare i suoi primi spettacoli, quindi a breve inizierà a volare anche lui insieme a tutti gli altri. Anche lui. Siete, voi avete sempre come obiettivo principale quello di mostrare tutte le possibilità che hanno questi stupendi esemplari. Sì, come tutti gli anni siamo qui per divulgare ancora di più la falconeria e soprattutto il mondo dei rapaci. Poi da quest'anno siamo presenti con delle piccole news, con i ricci africani e topolini da compagnia, anche i ratti. Quindi avete aumentato la compagnia, la brigata. Esattamente, abbiamo una brigata, siamo tutti aperti anche a tutto il mondo degli animali cosiddetti da compagnia, quindi furetti, cincilla, che con la nuova azienda agricola alleviamo e riproduciamo tranquillamente. Chi vuole non solo vedervi in queste occasioni, ma così farvi visita, poter vedere quello che è la vostra attività, dove vi viene a trovare e quando, se si può. Allora, ancora l'azienda è in via di costruzione, se noi siamo di Ostra, e ci potete intanto seguire sui social network, quindi Facebook, Instagram, alla pagina di Strix Falcon. E da lì adesso ci saranno nuove novità con tutto il mondo degli animali anche da compagnia. Seguiteli perché sono affascinanti nelle loro performance, soprattutto meglio di loro sono più affascinanti questi splendidi esemplari. Tutto a posto? Ecco, avete visto? Ha rilasciato un'intervista esclusiva per Fano TV. Qui ho portato la mucca col vitello, due vitelli svezzati, gli asini, le capre e le pecore. Per i ragazzi che non, sicuramente non hanno mai visto, come ho visto già prima, facevano delle domande che non lo sanno quello che è. Ecco. Sono le domande più frequenti. Cos'è? Cos'è quello lì? Se è maschio, se è femmina, ma soprattutto non sanno se è pecora, se è capra o se è vitello. È quello lì. Io ho un'azienda completa, dalla mucca al coniglio, e vendo soprattutto per macellai privati e via, carne da ingrasso. E oggi sei presente qui con questi animali? Oggi sono presente qui con questi animali. E parecchi mi conoscono anche riguardo. Qualche anno fa dei casi di lupo, mi conoscono già, perciò lo ribadisco che siamo messi male, molto male con sto fatto. E non c'è fiera agricola che si rispetti senza due cose, gli animali e i trattori.
Gli animali sono qui, sempre molto frequentato questo posto, e i trattori, eccoli là. In questa edizione di Fano Geo ci sono due cose che hanno attirato subito l'attenzione di tutti i visitatori. C'è un biroccio alle nostre spalle, si chiama così, biroccio è una mietitrebbia d'epoca, caro agricolo, mietitrebbia, insomma, restaurato in tutta la sua funzionalità, perfetto. Allora, sei stata l'attrazione di questo Fano Geo, tantissima gente è venuta da te. Sì, perché sono cose un po' rare queste qui, poi io restauro nel miglior modo possibile originali. Senza alterare i pezzi? No, possibilmente sempre recuperando i pezzi vecchi. Di che epoca è il biroccio? Questo è del 40, poi abbiamo la data scritta, lì c'è la targhetta, c'è il volo, l'assicurazione, c'è tutto. Era uno strumento di lavoro questo qui? Questo qui era, una volta che c'era un biroccio così, contadini. Era un signore. Aveva una macchina, come è vero. Sì. Il tiro era a buoi? Sì, o... a mucche. Sì. E serviva per trasportare. Facevano merce. Tutti, anche per le strade di campagna, la breccia. Tutto il lavoro d'agricoltura, il fieno, la paglia. Tutto. Però non era così colorato bene. No, quanto, era proprio così. Quanto arrivavano nuovi? Nuovi sì, erano sì, così. Sì, sì, sì. Dopo. Senti, invece alle nostre spalle un bellissimo esemplare. Cos'è quello? È una trebbia, quella degli anni, avrà 70 anni quella lì. 70 anni? Sì. A cinghia? Sì, quelle andavano sull'aia. Adesso il grano viene mietuto con le mietitrebbie sul campo. Sul campo. Invece una volta si mieteva, si portava a casa nell'aia, arrivava la trebbia e lo trebbiava. Senti, quello che faceva camminare cos'era? I landini. Sì, col suo caratteristico rumore. I landini testa calda che faceva quel rumore inconfondibile. Sì, sì, sì. Allora, cari amici di Fano TV, stiamo per farvi fare un giro, naturalmente per voi virtuale, per noi materiale, di Fano Geo da una prospettiva completamente diversa. Siamo su una carrozza, è vero? Esatto, una carrozza, una replica, diciamo, non è vecchia, ma però è una carrozza d'epoca, diciamo. Una carrozza d'epoca, e quindi insomma le giacche verdi fanno fare anche queste esperienze ai visitatori di Fano Geo. Ho visto che è molto gettonata questa carrozza. Eh beh, fortunatamente non è che le trovi tutti i giorni queste cose qui. Sono cose un po' particolari che... Ai bambini soprattutto. Anche i grandi. Anche i grandi, vero? E voglio tu. La differenza tra una carrozza e un calesse qual è? Allora, il calesse ha due ruote, la carrozza ce n'ha quattro. Ecco. E c'ha un timone con una ralla, diciamo. Come usa... La ralla che oggi usano i tir. Ecco. No? I tir oggi hanno la ralla, quella che è stata creata... Nel 1850, i camion di adesso, avete capito che roba? Siamo appena scesi dalla carrozza con la quale le giacche verdi fanno provare anche un'ebbrezza particolare, però insomma voi e Fano Geo sei un binomio ormai imprescindibile, didattica con le scuole, ma poi anche nel pomeriggio vi date un grande affare con i bambini che insomma... montano magari per la prima volta su un cavallo, dopo averlo visto sui libri di scuola o in televisione, qui finalmente lo riescono a vedere e a toccare di persona. Effettivamente è così, cioè le giacche verdi con Fano Geo oramai è un matrimonio, si può dire. Siamo arrivati al 30° anniversario di questa manifestazione bellissima, che è stata sempre un crescendo e ci ha visto in qualche modo partecipi al... Partendo dal sabato mattino con la didattica delle scuole, quest'anno abbiamo avuto più di 300 bambini con 9 punti didattici, tra i quali le giacche verdi hanno ottenuto 3 punti didattici, la mascalcia, il veterinario e il dottor Pumba con gli asini.
E poi nel pomeriggio di sabato e durante la giornata della domenica diamo la possibilità di fare il battesimo della sella per tutti i bambini e i grandi che vogliono provare questa emozione. Non siete una semplice associazione, insomma, ludica, voi avete anche dei compiti specifici che svolgete in particolari situazioni e particolari richieste. Effettivamente l'associazione nazionale, il nome stesso lo dice, Giacchi e Verdi, fa parte della protezione civile regionale in questo caso, quindi siamo gestiti dalla regione Marche e partecipiamo a tutte quelle chiamate che la regione emana nel momento in cui c'è la necessità. Anche perché voi, grazie al vostro mezzo di locomozione, il cavallo, potete accedere in posti non facilmente raggiungibili dai mezzi meccanici, quindi siete un po' le sentinelle del territorio, io vi ho definito così fin dalla prima volta, per me ormai rimane questo. È vero, è così, effettivamente abbiamo una caratteristica unica per quanto riguarda tutte le associazioni di protezione civile. Il cavallo ci dà la possibilità di fare quello che gli altri non riescono a fare, non hanno i mezzi, per cui siamo un'associazione a tutti gli effetti di nicchia. Di nicchia, però importantissima e utilissima. Vedete, nell'epoca di internet, dei mezzi più stratosferici, elicotteri, varricelli, mezzi che vanno dappertutto, poi quando è la fine, in certi posti, se non si ritorna all'antico, non si riesce ad andarci e quindi si ritorna al cavallo. Quindi brave le Giacche Verdi che insomma, svolgono questa importante funzione. Complimenti. Grazie tante, grazie a Fano TV che ci ha sempre tenuto in considerazione con molto amore. Molto affetto. Siamo venuti a questa manifestazione che è la 30ª edizione che si svolge qui a Fano. E siamo venuti a collaborare, ecco, che qui questa mattina abbiamo avuto circa 400 bambini a questa manifestazione che ormai è una storia, tutti gli anni veniamo a questo geo dell'agricoltura, la terra, eccetera. Quanti cani avete e quali razze avete? Qui ne abbiamo portati, a questa manifestazione ne abbiamo portati 11 tra Alaska, Malamut e Shiba, 11 soggetti di diversa età, da 2 mesi a 5 mesi. Allora, un'edizione di Fano Geo che si riconferma una grande attrazione per tutti, soprattutto per i bambini, a cominciare dalla didattica, però quest'oggi veramente tantissima gente. È una formula che è riuscita, siete riusciti a riportarla come attrattiva un po' agli anni passati, perché era un po', come dire, in una vasca un po' bassa qualche anno fa. Voi con la vostra azione, con la vostra caparbietà, siete riusciti a riportarla in grande attenzione. Ma guarda, sì, era necessario cercare di portare avanti un po' di sinergie per arrivare a questo bellissimo 30esimo anno, perché quando una manifestazione ha così tanta costanza, e ne servirebbe per tante altre manifestazioni, di essere portata avanti, serve l'obbligo di farla al meglio. Noi l'abbiamo così ereditata dalla cooperativa Tre Ponti, che a sua volta l'aveva ereditata dalla cooperativa Falcineto, e abbiamo voluto aggiungerci queste aree tematiche che effettivamente stanno dando dei bellissimi input, perché oggi c'è stata tanta gente a vedere i cani da pastore dell'Enci o la falconeria o i ragazzi delle Giacche Verdi, che devo ringraziare tantissimo perché insieme a noi stanno facendo un grandissimo lavoro su questa manifestazione. Quindi sì, tante aree tematiche, soprattutto piacciono molto i bambini, gli animali che ormai si vedono solo in fotografia, qui possono vedere e toccare, ma vedere benissimo con i loro occhi, e rimangono veramente estasiati. Tanti produttori, io devo dire soprattutto anche da fuori nel centro Italia, che chiedono dalla zona Umbra, dalle zone terremotate, dove purtroppo sappiamo che le loro aziende fanno fatica un pochettino a reggere, vengono anche qua per fare esposizione, quindi abbiamo anche un bel pieno quest'anno di espositori. Quindi una manifestazione che veramente, quando abbiamo coniato il termine ascoltiamo la terra di questi ultimi periodi, credo che l'abbiamo azzeccato. È partita dal venerdì con un assaggio dei migliori cibi del nostro territorio, da una bella chiacchierata con Lucchetti Antonaros, va avanti con questa bellissima manifestazione Fano Geo, che ha visto
visto tanta gente, tante aree tematiche esprimersi, e andrà avanti ancora con la festa della mietitura della cooperativa Facineto per le prossime settimane. Creare eventi di questa portata non è facile, occorrono risorse, quelle si cerca di metterle in campo o di reperirle, però occorre anche tanta manovalanza, tanta manodopera, ci sono tanti volontari che girano attorno a questo evento, senza dei quali sarebbe difficile metterlo in piedi. Assolutamente sì, quindi diciamo che a fine manifestazione il cuore di una persona come me va un po' verso loro, perché li ho visti lavorare per una settimana intera, pulire quest'area bellissima che è l'area Codma, che andrebbe veramente sfruttata al meglio, e senza queste manifestazioni, questa sapore romi d'autunno o il pranzo del soggio che ci fa la BCC, secondo me in breve tempo veramente andrebbe in disuso. Quindi queste manifestazioni fanno sì che anche questa struttura sia in piedi. Beh, questi volontari hanno lavorato per una settimana, quelli della cooperativa Tre Ponti, i nostri della Proloco, per far sì che questa manifestazione potesse stare in piedi, e per questo devo ringraziare loro, devo ringraziare gli amici di Federcaccia che hanno qui improntato un museo a cielo aperto. Io le vedo un po' come delle sentinelle sul territorio, cioè quelli che conoscono veramente la natura e ce l'hanno veramente spiegata bene qui. Devo ringraziare coloro che ci sostengono, che sono ovviamente l'amministrazione comunale e la banca di credito cooperativo, che senza queste due realtà questa manifestazione non si farebbe. Devo dire, per fare queste manifestazioni serve assolutamente sinergia, ci manca un pochettino ancora la sinergia del mondo agricolo locale, cioè ci abbiamo diversi mondi, l'agricoltura è vero che è cambiata molto, quindi è difficile anche contestualizzarla in un contesto simile, ma magari un focus sul vino, sulla birra o su altri prodotti che queste associazioni di categoria potrebbero portarci sarebbero veramente interessanti, quindi dovrebbero lavorare un po' di più anche con noi per cercare di dare anche qualcosa in più ancora a questa manifestazione. Li abbiamo sentiti prima nominare da Etienne Lucarelli, ed effettivamente eccoci qua immancabilmente anche quest'anno nel bellissimo box della Federcaccia, che porta esemplari statici, diciamo così, possiamo dire non vivi, però sicuramente ben rappresentativi di tutta la fauna che è presente nel nostro territorio. Federcaccia che ama anche comunicare messaggi di positività e soprattutto legati strettamente al mondo ambientale e al mondo agricolo. Certamente, per noi questa è una grande vetrina per rappresentare il legame stretto che c'è fra noi e il mondo agricolo. Federcaccia si impegna da anni attivamente insieme alla regione per cercare di promuovere alcune leggi, alcuni regolamenti per andare incontro alla riduzione dei danni al mondo agricolo, per contenere in modo adeguato le popolazioni di ungulati, in particolar modo il cinghiale, il capriolo, ma non solo, anche quelle che sono l'avifauna migratoria con cui chiediamo le deroghe, che comportano un po' di danno, quello che è lo storno, il piccione e la tortora dal collare. Ci sono problematiche, soprattutto del mondo agricolo, che noi abbiamo affrontato più di una volta anche attraverso i nostri telegiornali, che è quella legata al cinghiale. Ci sono aziende agricole che hanno subito dei danni fortemente, insomma, compromettenti la loro attività. Come ci può rimediare a questa situazione? Si parla di abbattimenti selettivi, di zone, ci sono delle possibilità per far sì che i due mondi convivano senza recarsi danno vicendevolmente? Oh, intanto c'è una grossa sinergia con le associazioni agricole per cercare di produrre documentazione legislativa. Questa settimana è stato approvato il piano di controllo del cinghiale dalla regione. Abbiamo chiesto, come Federcaccia in generale, di farlo partire prima possibile e poi eventualmente di correggerlo in corsa, perché l'esigenza è impellente in questo senso. Naturalmente il mondo venatorio non riguarda solo il contenimento degli ungulati, tutto sommato nella nostra regione siamo riusciti
a vivere una situazione compatibile, non è così eclatante come in Toscana, come in Umbria. Speriamo che nella regione Marche riusciamo a produrre qualcosa di compatibile per il mondo agricolo in questo senso. Ecco, parliamo anche dell'aspetto sportivo, dell'aspetto, diciamo, che vi anima e che anima il cacciatore la mattina quando parte prima dell'alba, no? Con il fucile in spalla, il cane, questo rapporto simbiotico con la natura, è un modo, cioè, vuol dire, il cacciare alle volte è un po' marginale, l'importante è il rapporto con la natura. Beh, noi, a dire la verità, con le attività che facciamo tutto l'anno, siamo proprio le sentinelle dell'ambiente, quello che diciamo sempre. Molto spesso si passa qualche ora insieme in compagnia del nostro cane, che è un nostro amico, anche senza prelevare selvaggina. L'aspetto del prelievo è diventato veramente marginale, nel senso che prima ci sono tutta una serie di attività, la vicinanza col proprio cane, e quindi il prelievo è un aspetto secondario. Certamente la Federcaccia in questi anni ha promosso, grazie anche a questa fiera, un aspetto culturale importantissimo. Noi ieri abbiamo avuto qui più di 300 bambini, abbiamo fatto vedere un filmato, un cartone animato su quello che è il mondo della caccia ai bambini, con una rappresentazione che noi riteniamo giudiziosa. Non è una rappresentazione sbilanciata, ma è la realtà di quello che è il mondo della caccia. Certamente la vetrina di questa fiera è una vetrina importante, Federcaccia ci tiene in particolar modo, ci tiene anche a far capire al mondo venatorio quello che è l'impegno delle Marche, della Federcaccia Marche, a livello nazionale e anche a livello internazionale. Noi nel nostro stand abbiamo un cartello in cui viene rappresentato un appostamento fisso di caccia allo storno, che è una caccia tradizionale. Questo pannello scritto in inglese era la settimana scorsa presso il Parlamento europeo. Le Marche sono molto attive, grazie all'ufficio di fauna migratoria e al dottor Michele Sorrenti siamo riusciti a portare un contributo importante per le deroghe e per l'Italia. E naturalmente al CODMA, quando si viene, non si viene soltanto per vedere le macchine agricole, guardare gli animali, passare qualche ora con gli amici, si viene anche per degustare qualcosa di buono. E quando si vuole degustare qualcosa di buono al CODMA, taratata, chi c'è? Gino Bartolucci, Cooperativa Tre Ponti, con le fantastiche sfogline, amiche, donnine di Tre Ponti. Gino Bartolucci, perché cucina poco, mangia tanto. Mangia, però coordina. Bravo, bravo. Io ho questa mansione, visto Etienne dirige là, tutti gli stendisti, giustamente. Allora, questa manifestazione è arrivata a 30 anni. Io la vivo da 25. Ne hai viste molte tu. Ho visto, hai visto ieri, c'erano tutti i sindaci, no? Sì, sì. Io li ho vissuti tutti quattro. Tutti quattro. Baldarelli, che era stato l'ideatore, l'ho vissuto proprio nell'ultimo mandato. Poi naturalmente Carnaroli, Aguzzi, Siri. Loro sono passati, io sono rimasto. Mi sa che ti toccherà avere a che fare anche col prossimo. Guarda, vediamo un po'. Diciamo che questa manifestazione soffre un po' perché, vedi, le associazioni di categoria non ci credono troppo, no? Allora, naturalmente io dico, bello tutto, visto dai trattori, gli animali. Fantastico. Però tanti volontari, tanta gente, devi pensare che quello che ci ha portato tu quegli animali è da venerdì a mezzogiorno che lavora, deve finire, stanotte non finisce, fino a domattina per riportare via tutto, il tutto per due mangiate. Due mangiate. Perciò, naturalmente, logico, le manifestazioni di questa importanza. La cosa più bella è stata ieri, no? Praticamente 350 bambini. È vero. Anche lì però costi, perché costi. Oltre che portare i bambini alla didattica, abbiamo speso 1000 euro vabbè. Con lamine e il pullman per portarli, va bene. Però è la cosa più importante, perché
l'agricoltura, il mondo agricolo, tanti bambini ieri che vedevano gli animali che non si rendevano manco conto di cos'era, perché naturalmente i trattori, quei trattori una volta, guardavano. Vabbè, però bellissimo, la soddisfazione quello, no? vale quello. Oggi tanta gente, no? Naturalmente giornata stupenda, però ecco, io dico che il sabato, naturalmente per gli stendisti sicuramente il sabato soffrono un po' perché la gente è di meno, un giorno un po' così, però se uno vuol fare la didattica d'altronde si la deve fare il sabato. Quindi diciamo che in un contesto dove si parla di mondo agricolo, di agricoltura eccetera, forse se ci fosse un po' più di mondo agricolo inteso come non sarebbe male. Esattamente, perché secondo me qui anche l'amministrazione dovrebbe intervenire nel dire, giustamente quelli a Coldiretti dicono loro vanno al sabato al Pincio, però due volte all'anno, siccome sti eventi a Fano ce n'è uno a maggio, questo Fanogeo, e poi a novembre Sapori e Aromi d'autunno. Però la partecipazione, perché giustamente noi come associazioni ci mettiamo il tempo, la volontà, la bontà, tutto quello che vuoi. Però naturalmente se non è interessato chi è del mondo agricolo, sicuramente. La materia ce l'hanno loro. Chi meglio di loro? Va bene, noi intanto abbiamo lanciato questo appello. Esatto. Di Fanogeo ce ne saranno ancora tanti. Sperando che l'altro anno sia ancora qua. Noi intanto ci affidiamo alle tagliatelle della cooperativa Tre Ponti. Grazie Lino. Allora, ci sono degli amici che sono amici da sempre, è vero, Arido, con il Conad sei sempre presente nelle manifestazioni che Proloco e Gino Bartolucci, Cooperativa Tre Ponti, insomma tutto quello che viene organizzato in loco, perché naturalmente se c'è un supermercato, un'azienda che ha le matrici nel mondo agricolo e nel territorio, quella è il Conad. Voi per definizione siete così. Ah sì, ormai a parte diciamo quello che ci lega a chi organizza, no, gli eventi e questi eventi in particolare, non è più una cosa semplicemente di no che il Conad aiuta qualcosa, no, c'è qualcosa di più che ci lega anche a livello proprio manuale, a livello di amicizia, a livello di collaborazione. E poi particolarmente in questa occasione che comunque c'è il territorio, no? Come dicevi prima te, il territorio lega molto, il nostro gruppo è molto attento al discorso del territorio e comunque da qualche anno già stiamo proprio spingendo e ponendo molta attenzione sul discorso della produzione del territorio in cui operiamo. Perché voi siete imprenditori, ma imprenditori anche che ricercano i propri prodotti, alcuni dei propri prodotti da proporre ai clienti proprio nel territorio dove vivono, quindi insomma è un rapporto stretto quello tra il territorio e i vostri punti vendita. Sì, è un rapporto stretto che cerchiamo molto di approfondire, anche se non è sempre semplice, però diciamo sicuramente la nostra intenzione da un paio d'anni, ma anche nel futuro immediato, di approfondire, di andare alla ricerca di produttori che magari possano soddisfare le esigenze dei clienti tramite i nostri supermercati. E non a caso di recente proprio qui a Fano la Conad è stata la promotrice di un evento che ha avuto lo scopo di interagire con i propri clienti, questa è una cosa molto bella. Sì, raccoglie la mia soddisfazione innanzitutto per aver portato diciamo il grande viaggio che ti riferisci te a Fano, che è un evento che diciamo così visto dal di fuori magari potrebbe essere una cosa quasi normale, no? Per noi invece è stata una grossa soddisfazione perché in questo evento si è proprio approfondito il rapporto con il territorio, ma dall'analisi proprio di tutto, da chi vive, come ci viviamo, cosa produciamo, cosa facciamo. Quindi è stato un bel evento, soprattutto anche sotto l'aspetto professionale, sotto l'aspetto culturale della cosa. Insomma. Beh, siamo arrivati ad un traguardo importante, si celebra quest'anno la 30ª edizione, giustamente si è voluto festeggiare anche in modo particolare perché 30 anni rappresentano un'intensa attività ma rappresentano anche un legame forte fra il mondo agricolo e la città.
un evento che guarda le nostre radici, le nostre storie, ma con lo sguardo anche rivolto alle sfide del futuro, alle innovazioni, alle eccellenze, ai valori che esprimono queste terre, questi territori e queste comunità. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo lungo percorso e a tutti coloro che sono poi i protagonisti di tutti i giorni, e cioè gli operatori, gli imprenditori agricoli e tutto il mondo che sta intorno al valore della terra. Beh, una bella manifestazione che spegne quest'anno le 30 candeline, è una delle manifestazioni prevalenti nel settore dell'agricoltura della Regione Marche e quindi è un punto di riferimento a livello regionale, direi per il centro Italia. L'agricoltura è un comparto importante per l'economia della nostra regione, l'agricoltura è costantemente in crescita anche la qualità dei prodotti agricoli che hanno sempre di più attenzione, in particolare nel settore del biologico. E c'è l'inserimento di molti giovani imprenditori nel settore dell'agricoltura. Questa è la testimonianza, quindi il settore del biologico, senza criminalizzare ovviamente il convenzionale, il biologico che sta crescendo, i giovani imprenditori, la qualità, i prodotti tipici e l'approvazione anche nei giorni scorsi da parte del Consiglio regionale di una legge sulla dieta mediterranea e di qualche settimana fa anche una legge che prevede di inserire il biologico nelle mense pubbliche. Quindi l'agricoltura rappresenta un comparto importante dell'economia, va valorizzata e su questo la Regione è fortemente impegnata quotidianamente anche con la gestione dei fondi del piano di sviluppo rurale. Thinking now.